Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Io ho un piccolissimo problema. Ogni volta che vado a casa dei miei genitori puntualmente non ho con me il telecomandino per aprire il cancello elettrico. Perché o è sulla macchina e io sono sul motorino, o viceversa. Quindi, per fare prima, scavalco il cancello: sì, il cancello è molto basso, quindi è facile scavalcarlo. Ma siccome vado avanti con gli anni, ho cercato su internet un dispositivo che mi permettesse di aprire il cancello elettrico direttamente dal mio smartphone. E il dispositivo in questione è questo qui: Solo One Control, dispositivo Made in Italy, quindi lo chiamerò Solo One Control. Così utilizzo anche un po' di italiano. Il dispositivo è in vendita anche su Amazon, come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andarlo a vedere, prezzo 89 euro. Qui poi faccio una piccola premessa perché il prezzo è medio alto. Con altri dispositivi sicuramente possiamo andare a risparmiare, se prendo uno Shelly, se prendo un Broadlink, se prendo un Sonoff, sicuramente sono dispositivi che costano molto di meno, però prevedono o un intervento fisico sul cancello o la presenza del Wi-Fi. Io per dire per la mia abitazione utilizzo un Broadlink, quindi posso aprire il cancello da qualsiasi parte del mondo utilizzando il Wi-Fi e posso anche farlo aprire automaticamente quando mi avvicino a casa utilizzando la posizione sul mio telefono. Questo dispositivo è sicuramente invece utile per chi non ha il wifi a casa o per chi per dire deve aprire una basculante nei box e quindi il wifi non arriva. Quindi questo dispositivo sfrutta direttamente la tecnologia del Bluetooth. E siccome a casa dei miei genitori non c'è il wifi, questo dispositivo è proprio adatto. Ora andiamo a vedere cosa c'è all'interno della scatola, come si configura il dispositivo e soprattutto se funziona. Andiamo! Questa è la scatola, io già l'ho aperta. All'interno troviamo il nostro dispositivo, come ho detto, 89 euro. Questo è nella versione base e quindi ci permetterà di aprire un solo cancello elettrico e la condivisione con due utenti. Sul sito del produttore e anche su Amazon ci sono altri kit per aprire più cancelli elettrici, per aumentare la condivisione e anche per rendere questo dispositivo wifi. Sempre all'interno della scatola, troviamo queste due fascette se vogliamo fissarlo a un palo, i Fischer se vogliamo fissarlo a un muro tutto tramite questa staffetta che abbiamo qui dietro che si estrae. Il dispositivo è resistente agli agenti atmosferici quindi può essere tranquillamente installato all'esterno. Cosa importante a dire su questo dispositivo è che è compatibile con 750 radiocomandi anche Rolling Code. Quello che vi consiglio è prima di acquistare il dispositivo di fare un giro sul sito del produttore per verificare se effettivamente il vostro cancello elettrico è compatibile con il dispositivo. Andando avanti abbiamo questa guida rapida, naturalmente c'è l'italiano, qui abbiamo il QR code da scansionare per andare a scaricare l'applicazione compatibile sia con dispositivi iOS che con dispositivi Android e poi abbiamo quest'altro libretto delle istruzioni molto importante perché ci dà informazioni utili innanzitutto il dispositivo è alimentato da due batterie e lo andiamo a leggere qui dietro due batterie da 1,5 volte di tipo C. La durata delle batterie è riportata su questo fogliettino. Allora, per quattro aperture giornaliere la durata media è di 48 mesi, fino a 10 aperture è di 24 mesi, fino a 20 aperture è di 12 mesi. Un'altra informazione molto importante che andiamo a leggere è la distanza, vi ricordo che questo è un dispositivo bluetooth quindi dovrà trovarsi dal nostro cellulare a una distanza che va da 15 ai 20 metri. Per quanto riguarda invece la distanza dal dispositivo al nostro cancello elettrico va dai 20 ai 40 metri. Ora andiamo subito a scaricare l'applicazione e vediamo come funziona. Per prima cosa andiamo a scansionare il QR code per scaricare l'applicazione. google play 1 control installa apri per garantire il funzionamento della funzionalità offerta è necessario rilevare e connetto ok conferma mentre usi l'app consenti condizioni generali ho letto e accetto informazioni sulla privacy confermo di aver letto ok qui devo mettere il mio numero di telefono andiamo avanti conferma naturalmente adesso andiamo molto velocemente perché tanto sono sempre gli stessi passi da eseguire e comunque è tutto guidato qui andiamo a scegliere un nome mettiamo charlie charlie conferma ok allora, si era messo uno spazio conferma ho allora, acquistato un dispositivo 1 contro ci cioè ha acquistato un dispositivo 1 contro ok quindi l'ha trovato tutto in automatico il dispositivo che vi faccio vedere è qui a fianco quindi l'ha trovato mettiamo un pin di sicurezza per proteggere il dispositivo ok Ok, indirizzo mail, accettiamo i termini, qui mi fa inserire il nome del dispositivo, quindi metto genitori, genitori, ok, imposta nome. Adesso mi chiede di copiare il telecomando, io non ho con me il telecomando quindi adesso vado a casa dei miei genitori e continuiamo lì la procedura. Quello che vi voglio far capire, questo dispositivo non è altro che un mega telecomando da lasciare sempre vicino al cancello e non ha tasti, il tasto sarà sul nostro smartphone. Quindi quando andrò a premere il tasto sul mio smartphone è come se do l'impulso a un tasto fisico che non c'è su questo dispositivo. Quindi devo dire molto molto semplice, adesso quindi prendiamo tutto e andiamo a vedere come si configura il telecomando. Sono arrivato a casa dei miei genitori, questo è il radiocomando da copiare, marca SEA. Vediamo subito come si procede. Riapriamo l'applicazione, l'applicazione mi dice che devo mettere il radiocomando, come ho detto SEA, davanti alla scanalatura come mostrato nel disegno. Quindi mi metto qui e vado a premere il tasto. Quindi faccio avanti, premo il tasto. Perfetto, verifica se la copia del radiocomando è avvenuta correttamente. Adesso, per verificare se il cancello si apre, ci avviciniamo al cancello. Quindi, lascio qui il telecomandino, prendo il dispositivo e il telefono e andiamo a vedere. Questo è il cancello, appoggio il dispositivo vicino al cancello e vado a premere sul telefono, apri. il cancello si è aperto quindi il dispositivo ha correttamente copiato il telecomando del cancello quindi qui vado a premere ok fatto se riuscito ad azionare il tuo cancello premo sì e inserisci un nome a questo cancello quindi vado ad inserire il nome al cancello metto casa casa genitori Ok, imposta nome, mettiamo un disegno, mettiamo questo, salva. Vado a riprovare direttamente dal mio cellulare, premi, e il cancello si apre. Adesso sotto la tettoia dove c'era la vecchia centrale del cancello utilizzerò questi stop per andare a fissare solo e quindi lo lascerò qui sotto la tettoia. Procedo subito. Eccoci giunti alla prova del 9, sono fuori, quello è il cancello. Chiuso, come ho detto il dispositivo è sotto una tettoia e davanti a una lastra di ferro per proteggere tutto quello che c'è dentro dalla pioggia. Allora sono più o meno a una quindicina di metri, quindi apro applicazione, vado a premere, sto aprendo e il cancello si è aperto. Contiamo insieme i passi, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 se facciamo una media di un metro ogni passo siamo intorno a 16 metri quindi devo dire che funziona molto bene nonostante come ho detto è protetto da quella lastra di metallo e sopra ha una tettoia e anche dal punto di vista della latenza cioè da quando premo a quando si apre devo dire che è veramente molto veloce quindi ora possiamo andare a fare insieme le conclusioni Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Come abbiamo visto, il dispositivo funziona veramente bene per quanto riguarda la distanza di funzionamento e quella di un normale radiocomando. L'installazione è semplicissima perché basta posizionarlo vicino al nostro cancello elettrico e invece, per quanto riguarda la configurazione, è guidata passo passo quindi non potete sbagliare. Come ho detto, dall'applicazione è possibile andare a condividere il dispositivo con un altro utente. Inoltre abbiamo uno storico accessi quindi per vedere l'orario in cui è stato aperto il nostro cancello, e se abbiamo uno watch compatibile possiamo anche andare ad aprire il nostro cancello direttamente dal nostro orologio amici il video termina qui come sempre se avete delle curiosità lasciatele nei commenti finalmente io non scavalcherò più a presto al prossimo video Flavio